È sempre tempo di sobrietà, non è tempo di sigle, di canzoncine, è tempo di guai, di grane. Oggi TGCOM 24 ora pubblica e siamo stati i primi sul sito a pubblicare il testo integrale del recovery plan che sarà consegnato dall'Italia all'Europa, dall'Italia del governo Draghi, perché col governo Conte eravamo rimasti un po' impantanati. Oggi, sempre qui, ci sarà uno speciale dalle 2 in poi del TG4 e che noi daremo insieme, quindi noi saremo in simulcast con questo speciale fino alle 3:30 con il Presidente del Consiglio Mario Draghi che andrà a presentare il piano dei vaccini in un centro di vaccinazione a Fiumicino. Saremo in diretta e lo commenteremo, lo commenterà il TG4, noi siamo in simulcast perché è un'unica fonte, è un'unica trasmissione, più che attendibile. Facciamo il possibile, però io sono costretto tutti i giorni in questa rubrica a parlare d'altro, perché succedono tantissime altre cose. Succedono le cose bruttissime dell''ndrangheta, naturalmente in Calabria, ne abbiamo parlato con Klaus, ma insomma, ieri è stata per me una fucilata, perché io penso sempre, bene, all'ultimo momento qualcuno capirà che non si può fare tutto. Invece ci sono certi meccanismi, per esempio quelli della giustizia, in cui questo ultimo momento non c'è e qualcuno che capisce non c'è. E anzi, qualcuno capisce che bisogna fare sempre peggio. Allora, l'arresto e il trasferimento in carcere di Ambrogio Crespi è una cosa che praticamente è incredibile, ma anche imperdonabile, direi. Vi faccio vedere il servizio che ha dato il TG5. I miei due figli lasciati a Roma, li ho abbracciati, era l'ultimo abbraccio perché non sarà facile vedere i miei figli qua a Opera. Una valigia con i suoi effetti personali, due libri, Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway e i racconti di Bertolt Brecht. Il regista antimafia Ambrogio Crespi è entrato in carcere dopo la sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per voto di scambio. Avrebbe procurato voti negli ambienti di 'ndrangheta all'assessore Domenico Zambetti per le regionali del 2010 in Lombardia. Accompagnato dalla moglie, dalla cognata e dal fratello, Ambrogio Crespi si è presentato qui al carcere di Opera, dove dovrà scontare una condanna a 6 anni. Questo regista, questo uomo, oggi viene incarcerato per mafia. Come si fa a non essere qui, oltre al fatto che è mio fratello? Come si fa a non testimoniare questo paradosso, questa assurda ignobiltà che i giudici hanno compiuto? Un momento drammatico per la giustizia italiana. Qualcuno diceva loro non sanno cosa fanno. Loro sanno cosa fanno. Loro sanno di aver condannato una persona totalmente estranea ad ogni fatto contestato fino ad oggi. Io ho fatto fin contro la mafia e sono qua con un reato di mafia. Ad accompagnarlo anche Sergio D'Elia, segretario di Nessuno Tocchi Caino, che parla di errore giudiziario clamoroso e che accosta Crespi a Tortora. Condannato per mafia da innocente Ambrogio Crespi si consegna nel luogo dove è stato scritto e realizzato il capolavoro della lotta alla mafia. Questo è Ambrogio Crespi. Mi fa impressione anche questo ultimo passaggio che avete visto. Sembra che siano tornati i tempi molto bui, quelli in cui solo i radicali facevano certe battaglie. Ma come, non eravamo andati avanti in tanti sensi, non eravamo andati in un'apertura maggiore dei diritti, in un riconoscimento dei diritti. E invece ancora ci sono casi, e non è l'unico, non è la prima volta che in questi giorni noi facciamo vedere casi in cui si stanno muovendo solo i radicali, anche sul CSM, anche sul caso Palamara. Abbiamo avuto qui esponenti radicali, mentre c'è un silenzio assurdo su cose gravissime. Però lasciamo stare questi problemi di strategia della giustizia. Arriviamo all'amministrazione concreta. Non è che peggiora la giustizia d'Italia, qui peggiora lo stato di fatto degli italiani che vengono condannati ingiustamente. Allora, Ambrogio Crespi ha un fratello che avete visto nel servizio, Luigi Crespi, che noi abbiamo più volte su molti temi anche di giustizia ospitato, anche di politica. Luigi Crespi era titolare di una grande azienda di indagini demoscopiche, di sondaggi. Insomma,
in questi anni è stato sempre presente. E poi di Ambrogio abbiamo letto il libro, abbiamo presentato il libro, libri penso che ne abbia fatti più di uno, e questa opera che lui dice che ha portato a Venezia, che abbiamo presentato qui, ma insomma sembra incredibile. Ora è stato arrestato. Poi ci avremo un altro ospite sulla parte più strettamente giudiziaria, perché ci sono degli risvolti giudiziari, anche quelli poco credibili, ma voglio sentire prima la storia così come l'ha vissuta Luigi. Buongiorno, buongiorno Luigi. Ciao. Ciao. Mi auguro che si vada tutto bene. Come l'ho vissuta? È un paradiso, cioè non... Guarda, la cosa che più mi dà fastidio, devo dirti, è il silenzio, l'hai detto tu. C'è una grande attenzione da parte delle persone, della gente, sui social è un continuo stare vicino ai bambini, alla moglie, un'attenzione, una grande incredulità, perché in questi anni Ambrogio ha costruito un rapporto con il mondo della legalità, chiamiamo, cioè Don Luigi Nerola, il prete anticamorra che piangeva, testimoni di giustizia, lui ha scritto Paolo insieme a Klaus un film molto bello che è stato poco pubblicizzato perché era un film difficile, che si intitolava Terra mia, girato a San Luca, se ne ha mai parlato, un film che raccontava di come lo Stato si dimenticava dei testimoni di giustizia. Dentro c'era Benedetto Zoccola, che è un'altra delle persone che ha difeso molto Ambrogio. Allora tu hai Benedetto Zoccola, lo stesso Luigi Merola, che sono protagonisti, tra i protagonisti di quel film, che giurano, che chiedono, che non capiscono, cioè gente che ha testimoniato contro la criminalità, contro l'andrangheta. Ambrogio gira un film proprio nella capitale dell'andrangheta, San Luca, e finisce in carcere per avere portato, diciamo, delle agevolazioni all'andrangheta. Sì, ecco, cioè, guarda, voglio ricostruire. Aspetta un attimo. È una roba che non capisci. Voglio ricostruire, scusa, perché ho un cronista importante che ha scritto stamattina tra i pochi. Guarda, però, qua io quello che dicevo lo dico a chi ci ascolta. Io conosco tutte queste persone. Klaus, lavoro con Klaus, Don Merola, Crespi, Ambrogio, quello che è in carcere. Poi ci sta sicuramente Sansonetti, poi ci sta sicuramente Sgarbi, poi ci stanno sicuramente i radicali. L'avete sentito? Beh, io quando si muovono solo queste persone... Badate, la parola chiave è solo queste persone e il cronista del giornale Fazio, che vedete lì. Io ho paura, perché vuol dire che l'Italia è davvero pericolosa, perché queste persone si muovono, perché hanno una sensibilità che hanno mantenuto negli ultimi 30 anni ai casi di diritto e di giustizia, che è cominciata con Enzo Tortora. Ma se si muovono solo queste persone... Siamo rovinati, Luigi, hai capito cosa voglio dire? Hai capito benissimo. Sì, perché se mi arrestano, scusa Paolo, ingiustamente... Conosco personalmente e ho lavorato, io, non mio fratello, io ho lavorato per decine di politici, io, non mio fratello. Mio fratello fa regista, ok? Forse ci confondiamo a volte. Sì. Decine di politici, italiani, stranieri, ora un po' che non faccio più quel mestiere perché forse è uno dei più pericolosi, sì, come si può vedere, non ce n'è che ha parlato. Sì, sì, esatto. E molti di questi politici, di tutti i partiti, perché non ho lavorato solamente per Berlusconi, ho lavorato per tutti i partiti, sì, conoscono Ambrogio, conoscono me, conoscono la sua opera. Posso dirti che il ministro della giustizia dell'epoca del 2017 andò a Venezia insieme ad Ambrogio e, guardando il film Spes contro Spes, disse: questo è un manifesto contro la mafia. E come si fa ad arrestare, sì, sì, ma poi, con le prove che sono documentate, chi, l'autore del manifesto? Ricostruiamo, ascolta, ricostruiamo il caso giudiziario con Luca Fazio, perché io lo conosco, l'ho letto e riletto oggi nel suo articolo, però diciamolo com'è questo caso giudiziario. Luca, qua si tratta di un'accusa che già dalla partenza non sta in piedi, perché molte persone che fanno parte della vicenda hanno già detto fin dall'inizio, tu lo ricordi, proprio nelle prime righe del tuo pezzo,
che Ambrogio non c'entra. Ce lo vuoi riassumere? Sì, ma infatti, direttore, io vorrei dire questo. Io non conosco Ambrogio, conosco Luigi, ma Ambrogio no. E quindi non voglio dirti le accuse contro di lui sono verosimili, non sono verosimili. Voglio dirti solo che le accuse non sono provate, anzi c'è la prova contraria, che Crespi queste cose non le ha fatte, perché tutto nasce da un'intercettazione in cui un personaggio, che poi si rivelerà essere un mitomane, tale Eugenio Costantino, fa durante un'indagine della Procura di Milano, in cui dice che Crespi portava voti per un candidato che era l'assessore Zambetti. Lo stesso Costantino queste dichiarazioni se le rimangia, si spiega di essere un millantatore, uno che dà aria ai denti, come si dice. Zambetti dice che lui di voti non ne ha preso neanche uno, ma la testimonianza tombale, quella che io ero convinto che avrebbe portato fino in primo grado alla soluzione di Crespi, la dà un insospettabile, e cioè Roberto Dalimonte, che è il più grande studioso italiano di flussi elettorali, che dimostra, dati alla mano, che nelle zone in cui era attivo lui, Ambrogio Crespi, Zambetti non prende voti, anzi ne perde. Come questo abbia potuto portare a una condanna, io devo dirti, è francamente incredibile. Perché, ma pensa, guarda, solo... è un intreccio molto complicato, perché poi il pubblico si perde rispetto a queste cose, ma è molto semplice. Cioè, qui hanno accusato Crespi di aver portato voti a Zambetti, voti di origine malavita organizzata, di tipo 'ndrangheta. Zambetti, che ha avuto una sua accusa, ha confessato, ha ammesso di aver avuto voti da certi ambienti e ha detto: io non ho avuto il coraggio di rifiutarli perché non ho avuto il coraggio di mettermi a fare l'eroe antimafia e morire lì. Benissimo. Esatto. Però ha anche detto Zambetti: non li ho avuti da Ambrogio Crespi, quindi se vale l'una dovrebbe valere anche l'altra. Il pentito ha detto non è stato lui, e Dalimonte, che tu hai ricordato, che ha fatto tutta l'analisi dei flussi elettorali, dice: no, ma guardate che dove Crespi faceva una sua attività non li portava a Zambetti, e comunque, e poi bisognerebbe sempre provare che in realtà ci sia un legame, che questi voti siano quelli dell''ndrangheta, perché avrebbe pure potuto votare in quel momento qualcuno, ma tutte queste cose poi non sono provate. Nel frattempo l''ndrangheta sul territorio di Milano, della zona di Milano, c'è, è forte, l'abbiamo più volte denunciata con Klaus, però questo che cosa vuol dire? Che non si colpisce dov'è, ma si colpisce ad persona uno che tra l'altro non c'è neppure una prova. Questo lo voglio ribaltare su Luigi. Scusami. Perché Luigi? Perché? Perché? Allora, va spiegato. Due cose. La prima, su Zambetti. Zambetti ammette di avere pagato, è tutto da dimostrare che abbia avuto dei voti. Perché? Perché? Perché non esiste una sola intercettazione, uno solo dato investigativo del 2010. Del 2010 non esiste niente, sono tutte deduzioni. Le intercettazioni che mettono in galera le persone, Ambrogio compreso, sono di 3 anni dopo. Quindi non solo non ascoltano delle persone che dicono delle cose su altre persone, ma in un periodo storico dove i fatti non sono quelli. Siamo alla follia da questo punto di vista. Lo stesso Zambetti, scusami se preciso, che giustamente tu hai detto perfettamente, ammette la responsabilità di avere pagato, dice per paura, ma è il procuratore generale della Cassazione che dice che non c'è stata mafia. È lui che chiede l'assoluzione per mafia. Io capisco che non si ascolti la difesa, perché non lo capisco, ma ne capisco la logica di un tribunale che non ascolta la difesa, perché può essere considerata di parte. Ma quando è l'accusa a chiedere l'assoluzione per mafia, dice: qui non c'è mafia, ma c'è stato il voto di scambio, c'è stato il traffico di influenza, che lo stesso Zambetti ammette, no, invece per la terza volta succede che l'accusa viene data. Quindi siamo di fronte a che cosa? E io ti dico che secondo me il male non è la Cassazione o il secondo grado, il male è stato il modo in cui si sono fatte le indagini, il male è stato il modo con cui è stata costruita la prima condanna, 12 anni a mio fratello. Cioè, noi ci scandalizziamo perché è in carcere, ma nessuno si è scandalizzato per quei 12 anni. Io ti dico una cosa,
Rotondi, il deputato di Forza Italia, ha scritto un articolo nel quale scrive: ma cosa volete? Ambrogio lavorava per Zambetti e quindi non potete pensare che un personaggio come Crespi, Luigi e Ambrogio possono vendere dei voti. Fanno un altro mestiere, loro procurano i voti con la loro creatività. Io ho dovuto chiamare Rotondi per dirgli: ma cosa stai dicendo? Io Zambetti, io, ma mio fratello non l'ha mai conosciuto. Quindi Ambrogio avrebbe portato dei voti attraverso persone che non conosce a un personaggio politico che non aveva mai visto. E questa cosa qui l'accerta la magistratura. Cioè, della gente in una macchina dicono delle cose e questo qui fa 6 anni, e mio fratello fa 6 anni di galera. Cioè, siamo di fronte. Cioè, l'accusa chiede l'assoluzione per mafia, che è un elemento drammatico. Cioè, mio fratello in questo momento sta facendo il carcere duro come Totorina. Cioè, è una roba pazzesca. Sì, perché c'ha, cioè, sì. Non può avere l'articolo, non può uscire per lavorare. Sì, perché c'ha il 41 bis. I bambini. Cioè, è una roba pazzesca. Eh sì, perché Ambrogio, cioè, Crespi è un reato ostativo. Sì, cioè, sì, ostativo. Perché Ambrogio, cioè, Crespi, Ambrogio è Crespi, incredibile. Di processo in processo, le indagini sono partite già con l'aggravante dell'associazione a delinquere col 416 bis, no? E quindi le indagini sono partite, il processo di primo grado ha portato a 12 anni. Il processo di appello ha smentito questo tipo di questione. La Cassazione ha ripristinato le cose del primo grado, però col procuratore della Cassazione che diceva le cose che dice Luigi. Però il regime carcerario che sta scontando Ambrogio Crespi è sottoposto al 41 bis, è un regime durissimo, è il massimo di durezza, come noi facciamo per la criminalità organizzata, per i capi. Ora io ti chiedo, Zambetti dov'è in questo momento? Insieme ad Ambrogio, nello stesso carcere. Nello stesso. Invece, e nelle stesse condizioni di Ambrogio. Invece il pentito, Costantino? Il pentito è libero perché, essendo una persona instabile mentalmente, credo che sia in una casa famiglia. Ecco, tutto il resto dei personaggi non c'è, perché poi i capi dell''ndrangheta, diciamo che c'è un personaggio che vuole fare politica e che gli dicono: se ci paghi ti procuriamo voti, l''ndrangheta. Quei capi dell''ndrangheta che gli offrivano voti in cambio di denaro, traffico di influenze, dove sono? Sono stati incastrati in questo processo? Ma non credo che siano stati neanche condannati, ecco, per mafia. No, lo chiedo, no, a Fazio, lo chiedo a Luca, indagati. Perché neanche Luca è Luca. Ma scusa, posso dirti una cosa? Scusa, no, Paolo, no, scusami, scusatemi, sì, un secondo. Sì. Vi suggerisco una suggestione. Sì. Nel 2010, momento in cui è stato compiuto il reato secondo la magistratura, nel 2010 a Milano c'è una grande indagine, l'indagine Infinito, ricordi Luca, sì, Pazzo, certo, un'indagine importante che ha dato degli esiti importanti, un'indagine che ha, diciamo, destrutturato buona parte l''ndrangheta a Milano, condotta dalla Boccassini, e che ha portato 300 arresti, di cui solamente 40 sono stati condannati. Bene, voi pensate che se in quel momento Ambrogio e questi 5 personaggi insieme a Zambetti stavano per raccogliere voti attraverso l''ndrangheta, in tutta quella rete di intercettazioni non sarebbero usciti una volta? Ma cioè, certo, l'unica indagine che è stata fatta nel 2010 non li vede neanche di striscio nelle indagini. Nel 2013 prendono altre indagini, gente che parla in macchina, dice delle minchiate assoluto. Ma sai, Paolo, tra le minchiate che dicevano, che cosa avevano detto? Guarda, io due cose ti dico. Una, che io avevo fatto fallire Cecchi Gori e sono andati due volte la magistratura, gli inquirenti, a chiedere a Cecchi Gori se era vero che l'avevo fatto fallire. Ti prego, chiama Cecchi Gori e chiedeteglielo. Due volte gli erano chiesti se conosceva Crespi e l'aveva fatto fallire. E avevano detto che il testimone di giustizia era il testimone di nozze di mio fratello. E allora noi abbiamo detto: guardate che il testimone di nozze di Ambrogio è Luigi. Allora, quando l'hanno ritenuto in carcere, hanno detto: guardate che forse si è sposato due volte, forse si è sposato con due riti diversi. Ho capito. La volontà di tenere in carcere una persona. C'è una volontà di arresto ad persona. Luca, la famosa 'ndrangheta che esiste, che è pericolosa, lo sappiamo benissimo, in quel caso è stata poi
perseguita, oppure alla fine praticamente si è montata una cosa per mettere in galera Ambrogio Crespi e Zambetti. Guarda, assolutamente no, i presunti beneficiari non sono stati neanche indagati, ma la sostanza, direttore, è che in questo momento Crespi è vittima di due barbarie collegate. Uno è il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, un reato che non esiste in nessuna parte del mondo e sul quale anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avanzato più volte una serie di riserve. La seconda barbarie è il cosiddetto reato ostativo, cioè ci sono dei reati per cui non si ha diritto a nulla, non si ha diritto, come diceva adesso Luigi, alla semilibertà, alla liberazione anticipata, a nulla. Tutto il percorso rieducativo che la Costituzione prevede che faccia parte del carcere per alcune persone non vale. Certo. Per Ambrogio non vale, questo è folle, questo è folle. Ma questo qua poi io non voglio aggiungere carne sul fuoco, perché a me interessa chiarire per i telespettatori questa barbarie che tu chiami, che si esercita in questo momento su Ambrogio Crespi. Se volessi aggiungere una parola a questo, vi direi: studiate bene anche da questo caso Palamara e anche da quella che è stata, diciamo, le trattative, le questioni della giustizia, sui rapporti tra i partiti e sui rapporti tra le forze politiche, per capire perché tanta gente dava tanta importanza al DAP, cioè quella posizione nel Ministero della Giustizia, perché è stata così decisiva in questi anni. Ecco, poi un giorno ne parleremo, con Palamara ne abbiamo già parlato, è ovvio che se tu col reato ostativo tieni delle persone in una stretta prigionia, dopo un po', quando le condanne sono molto lunghe, puoi farne quello che ti pare, li puoi trasformare anche in informatori. E poi un giorno apriremo tutte le storie di Riina e l'agente provocatore e in carcere, che dici uno, dici una cosa, che sai di essere sorvegliato ma fai finta di non saperlo. Basta, questo non lo voglio aggiungere, però avete capito che c'è del marcio veramente nella giustizia italiana. Io spero che il nuovo ministro, la signora Cartabia, che è una persona specchiata, non c'è da dire, specchiata, anche su queste cose intervenga un po', come sta facendo sulla cosiddetta riforma della fine della prescrizione, che in realtà pure prolungare la prescrizione all'infinito significa innestare questi meccanismi e farne motivo e strumento di pressione e di potere. Ti ringrazio, Luigi, penso che siano momenti drammatici, penso che bisognerà... Posso dirti una cosa? Sì, devi chiudere te. Sì, ti dico solamente che non dimentichiamoci, dopo questa emozione, non dimentichiamoci che Ambrogio ha spesso un lungo percorso giudiziario ingiusto, faremo un ricorso alla Corte Europea dei Diritti, quindi ci vuole tempo, tu Paolo non dimenticarlo, perché no, dobbiamo ricordarlo, e mi auguro che i giudici, proprio mi auguro che siano i giudici in prima persona a porre rimedio, perché penso che ovunque ci siano degli uomini. E un'ultima cosa che ti voglio dire: io mi sento molto in colpa per quello che è accaduto, perché se forse non avessi lavorato per 5-6 anni, 20 anni fa per Berlusconi, mio fratello non sarebbe lì, perché lì è dentro per una suggestione. E il giorno che l'hanno arrestato, la dottoressa Boccassini disse che avevano arrestato il sondaggista di Berlusconi. Te lo dico, il sondaggista di Berlusconi sono stato io, non è stato mio fratello. Lo so, queste suggestioni purtroppo in Italia ci sono state, sono durate e spero di vederne la fine. Hai ragione te, deve essere un magistrato a mettere la parola fine, hai ragione te. Noi possiamo ricordare le cose, però hai ragione. Detto questo, ringrazio Luca Fazzo, come al solito è un cronista prezioso, e Luigi Crespi. Grazie a voi, finisco qui, fatti e misfatti, e ridò la linea al TG.com. Buona giornata.